Footbox. E di 197.000 euro l'utile con cui si chiude il bilancio per il 2017 di TUA, l'azienda unica dei trasporti della regione Abruzzo. Il bilancio, presentato presso il Palazzo De Maio a Chieti, evidenzia un dato significativo: il taglio dei costi per oltre 6 milioni di euro ed un rapporto ricavi-costi che si attesta al 27%, dato che rileva la virtuosità gestionale. Nonostante siano diminuiti di 8 milioni di euro i contributi pubblici, i numeri del bilancio parlano di un'azienda che si è rimessa in moto attraverso un aumento del traffico e una riduzione del debito verso i fornitori. Garantito il 65% del trasporto pubblico locale su gomma in Abruzzo ed il 20% del trasporto locale su ferro in collaborazione con Trenitalia. Sulla propria rete ferroviaria Lanciano-San Vito e su quella nazionale TUA ha registrato 960.000 treni chilometro. Per quanto invece riguarda le corse effettuate con i bus, sono state più di 10.000 su 221 linee offerte. 865 i mezzi che costituiscono il parco autobus rinnovato, con 206 nuovi autobus tra urbani, suburbani ed extraurbani. TUA è l'azienda che copre anche i collegamenti dei servizi commerciali su gomma lungo le direttrici Pescara-Sulmona-Vezzano-Roma e anche i tratti Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma e Pescara-Napoli. Innanzitutto l'Abruzzo ha bisogno di recuperare il tempo perso nei 20 anni trascorsi dove è mancata l'attività di programmazione del trasporto pubblico locale. L'amministrazione regionale D'Alfonso, con l'ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto, il collega Camillo D'Alessandro, ha iniziato questo percorso che verrà definito nei prossimi mesi con una delibera di consiglio regionale. È l'atto principe della programmazione, quello che viene conosciuto come servizi minimi, che calibrerà tutte le relazioni di traffico e come la regione contribuisce agli spostamenti tra una città ed un'altra a garanzia dell'utenza. Bisogna, in relazione a questa nuova pianificazione, quindi immaginare mezzi più nuovi, come ha annunciato già il Presidente D'Alfonso e il Presidente Tonelli nel passaggio di conferenza stampa precedente. Bisogna elevare la qualità del servizio con mezzi nuovi e che abbiano servizi a bordo. Bisogna ovviamente proseguire nel contenimento dei costi, come benissimo è stato fatto in questi ultimi 3 anni, relazionando meglio le sovrapposizioni. Entrare nelle sfide che il mercato concede anche ad una società pubblica come quella di Sangritana, che è completamente partecipata da TUA, perché anche sul mercato la parte pubblica deve essere presente per calmierare i prezzi, per garantire ai cittadini che c'è il trasporto pubblico, per sfidare i privati in una competizione migliorativa e quindi chiudere questa partita con una maggiore sicurezza del trasporto, perché mezzi più nuovi che hanno servizi migliori a bordo sono anche mezzi più sicuri e che l'utenza percepirà evidentemente in un modo istantaneo. Noi per parte nostra stiamo mettendo in campo anche delle attività di verifica di customer satisfaction dell'utenza che non erano state mai fatte sulle rotte commerciali, per capire come l'utenza percepisce l'azienda dal punto di vista dell'erogazione del servizio. Nei prossimi giorni, con una conferenza stampa, annunceremo anche quali sono i risultati di queste attività di indagine che stiamo conducendo. Abruzzo, che ha tante aree interne, a volte collegate poco con la costa o con i centri più grandi, come si può ovviare a questo gap? Si può avviare mettendo su carta finalmente la programmazione che è mancata. Si è viaggiato negli ultimi 20 anni ripetendo in modo stanco il ciclo di ciò che c'era nell'anno precedente. Noi dobbiamo rileggere il territorio alla luce delle realtà produttive, dei centri di erogazione delle funzioni amministrative che si sono venute via via definendo nel corso del tempo, e collegare a queste realtà tutti i territori, soprattutto quelli svantaggiati, con dei nuovi modelli di trasporto. L'attività di pianificazione che stiamo concludendo è praticamente
praticamente il presupposto sul quale si potrà poi anno per anno andare ad implementare sempre meglio questo tipo di relazioni, e su questo credo che l'azienda sana, con un utile di esercizio, con un abbassamento dei costi, sia la migliore garanzia che in un tempo veloce riusciremo a raggiungere questo risultato di far percepire all'utenza un servizio che già è migliore dal punto di vista della contabilità e che sarà presto migliore anche dal punto di vista dell'erogazione pratica del servizio che all'utenza viene dato. Intanto un ringraziamento, perché hanno saputo fare, hanno saputo gestire, hanno saputo tenere da conto, come si dice a Milano, per quanto riguarda tutte le esigenze che descrivono la buona gestione. Dal punto di vista dell'utile di esercizio siamo per il terzo anno consecutivo al successo. 200.000 euro che andranno ad alimentare una riserva che ci servirà nel futuro. Secondo, in questo periodo che riguarda la gestione Tonelli, ma che si è innestata sulla gestione del grande Luciano D'Amico, abbiamo anche attrezzato copertura finanziaria tua regione per rinnovare il materiale rotabile, il parco di questo fondamentale materiale che consente la qualità dei trasporti. 100 milioni di euro per rinnovare e 50 vettori arrivano già nel 2018. Mai si è fatto questa politica così consistente di investimenti, che in grande parte derivano dal rapporto che noi abbiamo costruito col Ministero dei Trasporti e con la Conferenza delle Regioni. Ma abbiamo anche migliorato i tempi di pagamento verso i fornitori. Abbiamo determinato un rinnovamento di risorse umane per quanto riguarda la consistenza di chi lavora dentro tua. È scesa l'età media ed è migliorata anche una capacità di adesività organizzativa rispetto alle nuove esigenze di una società di questo tipo. Così come abbiamo anche determinato il rinnovamento e la discesa verso il basso dell'età media dei mezzi che assicurano il trasporto. Siamo passati da 13 anni come età media a quanti? A 9 anni. E questo fa il rating di un'azienda di questo tipo: l'età media di chi ci lavora, l'età media dei mezzi, la capacità di rispetto dei tempi di pagamento delle forniture, l'utile di esercizio. E poi ci si configura sempre di più come prestatori di opera con lo strumento del biglietto unico per i grandi agglomerati urbani. Finalmente noi riusciamo a concepire spazi da bacini con biglietto unico, che sono il titolo di viaggio per rendere facile la vita a chi si sposta. Voglio anche mettere in evidenza un altro elemento: stiamo anche producendo sicurezza negli spazi di raccolta di chi sale sul vettore. Gli spazi dove si ferma lo studente per salire non possono essere spazi che tolgono la vita a chi sale sui vettori di tua. In Molise, in Campania, in Calabria, tanti sono quelli che hanno perso la vita perché in quegli spazi non c'erano garanzie di sicurezza. E poi voglio anche evidenziare come anche di sera tardi e di notte si potrà cominciare a pensare di viaggiare, poiché i vettori diventeranno spazi e luoghi di sicurezza per chi prende questi mezzi. Penso all'utilizzo che faremo nella competenza professionale del questore emerito di Pescara Passamonti. Lo abbiamo assunto come professionalità, dove assumere significa prendere tutta la sua bravura ed esperienza, per una società che è grande parte della qualità della vita dei nostri sistemi urbani. Io voglio ringraziare Tonelli, che ha gestito questo anche in un clima di cordialità sindacale, di relazioni industriali e sociali, che fa la qualità di come si concepisce la struttura dei trasporti pubblici in Abruzzo. E poi voglio anche mettere in evidenza che non c'è stata una sola sgrammaticatura nei rapporti con i portatori di interessi privati. Mai che sia venuto uno vestito con un abito impegnativo del mondo del rigore a dire: spiegateci cosa state facendo. E questo va a merito dei consiglieri d'amministrazione, dei dirigenti, del personale, va a merito anche della custodia
di indirizzo strategico che prima con Camillo D'Alessandro e adesso con l'avvocato Maurizio Di Nicola abbiamo assicurato come regione nei confronti di questo soggetto a rilevanza economica ed industriale che è tua. Sono molto soddisfatto, sapendo che non è finito il lavoro, dobbiamo continuare. Nel 2018 porteremo a conclusione anche la vexata questio di Filovia a Pescara, Montesilvano e Francavilla. Tonelli resta reggitore di Tua perché lui non è un accomodato salottiero che è venuto qui a svernare, resta reggitore perché c'è da gestire e reggere molte complesse questioni anche al futuro. Noi vogliamo che Tua diventi un riferimento non solo per l'Abruzzo, ma diventi un riferimento per la qualità dello spostamento anche per spazi fuori di Regione Abruzzo. Abbiamo approvato un buon bilancio perché l'abbiamo chiuso inutile malgrado la riduzione di 8 milioni delle sovvenzioni pubbliche. E lo abbiamo fatto attraverso una politica oculata che ha saputo distinguere quali sono le esigenze essenziali da quello che poteva essere qualcosa di superfluo. Abbiamo tagliato i costi di 6 milioni e mezzo, quindi non poco. E nello stesso tempo abbiamo incassato anche di più, migliorato gli incassi per il trasporto dei viaggiatori. Questa dimostrazione che abbiamo fatto interventi sui servizi, ma non in riduzione, ma in una migliore organizzazione dei servizi stessi. Abbiamo tolto delle duplicazioni, ma abbiamo anche rinforzato alcune aree. Tua ha dimostrato in questi tre anni, il 2015, 16 e 17, che insomma è un'azienda pubblica che sa raggiungere livelli organizzativi validi. Basti pensare che il nostro rapporto ricavi costi, che è quello classico che in pratica qualifica l'attività delle aziende di trasporto, in questo triennio è migliorato di oltre 3 punti percentuali, siamo al 27,2%, che è un risultato di tutto rispetto, considerato che le aziende anche private in pratica lamentano che difficilmente riescono a migliorare gli standard. Insomma. Abbiamo prospettive di deciso miglioramento sia in termini di qualità dei servizi, perché abbiamo un piano di acquisto di 206 autobus, un piano con un investimento di 48 milioni, ma ce n'è ancora un altro che ha fatto la Regione per altri 68 autobus, quindi tutto sommato il governatore D'Alfonso ci diceva che la stima complessiva degli investimenti della Regione oramai sfiorano i 100 milioni e questi 206 autobus li avremo nel giro di un biennio. Significa ridurre la vetustà dei mezzi dai 13 anni attuali a 9 anni e significa risparmio nelle manutenzioni e quindi possibilità di investire ulteriormente. Ecco, questa è la politica aziendale. L'offerta dei servizi andrà migliorata nel momento in cui attueremo l'allargamento dell'area di Unico, cioè da 12 comuni li portiamo a 31 comuni, un abbattimento della tariffa media del 65%, cioè non aumentiamo le tariffe ma portiamo dalle macchine i viaggiatori sugli autobus, che è una politica che si segue anche sotto il profilo ambientale. Ecco, questi sono gli obiettivi. Anche la collaborazione con le ferrovie ha dato i suoi frutti. Ma sì, con le ferrovie abbiamo dei rapporti, tant'è vero che noi gestiamo dei servizi comuni, per cui ecco, io mi auguro e auspico che allarghiamo questi rapporti, anche perché non siamo mai riusciti a fare il biglietto integrato con le ferrovie, speriamo che un giorno possa avvenire. Box.